Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento in prima serata sul canale 75 con Unica Calcio Monza in questo martedì 20 febbraio 2024, assolutamente radioso e gioioso per i colori biancorossi, vista la grande impresa di domenica sera del Monza che ha annichilito il Milan addirittura per 4-2 allo U-Power Stadium, una gara davvero storica che resterà appunto negli annali della storia ultracentenaria biancorossa. Insomma, ne andremo a parlare, sentiremo la voce dei protagonisti, analizzeremo quella che è stata una grandissima impresa degli uomini di Mister Palladino in questa ora di intrattenimento dedicata al Monza, in cui ovviamente saranno due i miei compagni di viaggio. Allora diamo il benvenuto a Matteo Del Bue. Buonasera Matteo. Ciao, ciao Roberto, un saluto a tutti. E con noi anche Andrea Guazzoni. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, buonasera. Tra l'altro Andrea gioca praticamente in casa, perché prima a microfoni spenti insomma ci ha raccontato la sua lunga esperienza anche con Unica, quindi nei tempi d'oro delle telecronache e delle trasmissioni live legate al calcio Monza, quindi è sicuramente un grandissimo piacere e onore averlo qui insieme a noi. Dicevamo della grande impresa del Monza, allora andiamo a fare un recap di quella che è stata la 25esima giornata del campionato di Serie A, vediamo con il supporto della nostra regia quelli che sono i risultati definitivi appunto di questa giornata, che era iniziato con la vittoria importantissima del Torino su Lecce, poi l'Inter che prosegue rullo compressore 4-0 alla Salernitana, il pareggio tra Napoli e Genoa che è costata la panchina Walter Mazzarri, sostituito in queste ultime ore sulla panchina partenopea, poi la Juventus che continua il suo periodo no, l'Atalanta che continua invece la sua scalata in piena zona Champions, così come il Bologna e anche benissimo l'Empoli, Davide Nicola che aveva iniziato la sua marcia trionfale, tra l'altro battendo proprio il Monza qualche settimana fa per 3-0, continua questo grandissimo sogno salvezza che sembrava impensabile. Poi lo spareggio salvezza diretto 1-1 tra Udinese e Cagliari, il colpo esterno della Roma a Frosinone, appunto il bellissimo vederlo in grafica 4-2 del Monza sul Milan per una classifica di Serie A che poi in queste prossime settimane andrà a definire le squadre che hanno l'asterisco, perché appunto causa della Supercoppa italiana le Final Four disputate a gennaio le squadre hanno dovuto saltare un turno di campionato. Vediamo l'Inter a più 9 sulla Juventus, il Milan che perdendo a Monza ha perso la grandissima occasione di far suo il secondo posto, poi insomma Atalanta e Bologna, lì è davvero uno spettacolo dei tempi d'oro vedere due realtà così alte in piena zona Champions, fino a poi il Napoli che è davvero una squadra davvero in caduta libera, 36 punti contro i 63 del primo posto, fa davvero specie ripensando alla squadra strepitosa di un anno fa con Mister Spalletti, con il Torino a 36, appunto il Monza che domina la parte destra della classifica con i suoi 33 punti in 25 partite, davvero a poche distanze dalla parte sinistra, quindi è assolutamente molto bello, ma soprattutto è importante a più 13, ricordiamolo, dal terzultimo posto occupato da un Sassuolo in piena crisi, e poi una Salernitana che sarà la prossima avversaria del Monza sabato sera allo stadio Arecchi, e poi ne parleremo con i nostri ospiti. Prossima avversaria, ultimissima, anch'essa ha cambiato il terzo allenatore dopo Paolo Sousa e Filippo Inzaghi, è toccato a Fabio Liverani e dunque cercherà lui questa disperatissima impresa salvezza. Facciamo subito allora un po' un sunto, perché è importante sentire le dichiarazioni insomma, ma anche il vissuto di Matteo e Andrea, che insomma questa serata storica, voi insomma seguite, amate i colori biancorossi davvero all'infinito. Matteo, abbiamo finito gli oggetti, gli aggettivi per raccontare questa partita. Dici un po' tu, è stata sì, serata perfetta. Sì, è stata una serata perfetta, magica. Penso che in pochi alla vigilia avrebbero pensato di vivere una serata così, no? Perché comunque avevamo visto che il Monza veniva da un paio di pareggi senza gol, quindi il Monza che comunque non era in un periodo brillantissimo, però Palladino è riuscito a toccare le corde giuste. Io penso che abbia proprio toccato le corde giuste dal punto di vista psicologico, perché si è visto un Monza che dall'inizio è partito con il piede giusto subito in maniera offensiva, e poi non dimentichiamo che anche le scelte tattiche del mister sono state assolutamente perfette, perché la difesa a 4 ha pagato, i due mediani sono stati semplicemente perfetti, e poi soprattutto ha letto bene il Milan, perché un Milan che fa fatica a difendere quando ci sono tanti giocatori che giocano come sottopunte, Palladino gli ha piazzati tre a Pioli, e in quel momento Pioli non ha più capito nulla.
E Andrea, insomma, che aggiungere davvero, come diceva appunto Matteo, che il mister l'ha preparata bene. Forse ha fatto bene quella settimana di critiche in cui si era un po' scoperchiato qualche nervo teso. Ma io credo che Paladino anzitutto sia veramente un ottimo allenatore, che sa leggere bene le partite e soprattutto gli avversari. In questo caso la mossa vincente è stata Gagliardini, che si è messo sulle tracce di Loftus-Cheek e quindi ne ha limitato molto l'intrapresa. È una squadra comunque aggressiva, che ha occupato bene gli spazi, dinamica, una squadra concentrata, e la difesa a 4 che sicuramente ha limitato molto il valore e la potenzialità del Milan sulle corsie esterne. Birindelli tra l'altro ha fatto una buonissima prestazione ed è stato comunque ben coadiuvato sulla corsia da Colpani, perché anche Colpani tecnicamente ha giocato una partita straordinaria. Direi che è stato un Monza quasi perfetto, quasi, perché poi si è lasciato raggiungere in un paio di circostanze difensive, doveva essere un po' più attento, soprattutto sul secondo gol in fase di disimpegno. Però una squadra veramente che è stata molto molto brillante. Possiamo aggiungere anche che Pioli ha dato un qualche vantaggio, perché forse per un pizzico di presunzione ha rinunciato a troppi titolari fin dall'avvio, non ha imitato Inzaghi nella partita dell'Inter contro la Salernitana ed è stato pesantemente punito. Non doveva rinunciare secondo me a tutti questi giocatori, almeno in partenza, e si è visto nel secondo tempo che con i titolari la partita poteva andare decisamente in maniera diversa. È vero, la stava raddrizzando con Giroud e Pulisic, che poteva sicuramente tentare l'assalto appunto al secondo posto. Abbiamo parlato di perfezione, o quasi, allora sentiamo le parole di mister Paladino. Buonasera a tutti, è stata... avevo chiesto una partita perfetta e direi che è stata una serata perfetta sotto tutti i punti di vista. Sono davvero molto felice, perché è stato molto emozionante poi vincerla insomma, dopo una rimonta del Milan. Al di là di questo devo fare complimenti alla squadra, perché già avevo preannunciato che in settimana avevo visto un atteggiamento davvero fantastico da parte dei ragazzi. Volevano una ciliegina, ecco, e stasera è arrivata. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata, perché questi ragazzi si meritano davvero queste serate. Ovvio che non è facile, perché sapevamo di affrontare una squadra che veniva qua con grande motivazione, volevano arrivare secondi in classifica e quindi è stata ancora più difficile, però oggi la vittoria è stata davvero meritata. Voglio fare i complimenti agli attaccanti, perché a volte si parla di gol fatti e quant'altro, però gli attaccanti oggi sono stati i primi difensori. Colpani ha difeso su Hernandez, Dani Mota ha difeso su Florenzi, Valentin Carbori, Djuric, anche Colombo quando è entrato, e Daniel Maldini. Davvero è stato davvero bello vederli insomma sacrificarsi per la squadra, e poi quando ci aiutiamo tutti insieme arrivano queste grandi vittorie. Grandi, grandi vittorie, elogio agli attaccanti e non solo, grande spirito di sacrificio. Noi parliamo invece dell'aspetto attorno al Calcio Monza e coinvolgo Matteo, perché qualche settimana fa hai dato anche noi materiale qui a Unica Calcio Monza per discutere, no, che a Monza non si tifa il Monza. Invece, anche grazie ai tuoi post, che noi riprendiamo molto spesso e volentieri anche da parte della nostra redazione di tutto Monza, questa è stata proprio la domenica dei tifosi del Monza e del Monza. Sì, assolutamente, infatti secondo me è un po', diciamo, l'appello nostro, ma un po' insomma di tutta la stampa locale, insomma, non assolutamente solo mio, insomma, di appassionarsi un po' di più a questa squadra. Penso che abbia fatto breccia, perché comunque si è sentita, secondo me, più passione rispetto a quella che si era sentita contro l'Inter, dove veramente lo stadio era quasi tutto che ti tifava nerazzurro. Invece secondo me qualcuno ha lasciato a casa nell'armadio la sua sciarpa rossonera, questa volta è venuto con quella del Monza ed è stato assolutamente ripagato di questa fiducia. Anzi, io penso che questa sia veramente una vittoria importante dal punto di vista proprio del tifo e diciamo della passione, perché insomma vincere così col Monza e col Milan in maniera così rocambolesca è qualcosa che comunque ti fa innamorare ancora di più di questi colori. È vero, Andrea, queste vittorie sono quelle che spingono, no? Come diceva benissimo Matteo. Sì, soprattutto per come è venuta, insomma, ecco, questa alternanza di emozioni straordinarie, intense, il 2-0 che francamente nessuno si sarebbe atteso nel primo tempo, poi il recupero, il gol finale di Bondò, che tra l'altro aggiunge, come dire, un po' di romanticismo a questa prestazione, perché non è il giocatore che ti aspetti possa essere determinante, magari pensi a Colpani, ma non certo a Bondò. Quindi veramente è stata una serata che ha racchiuso
tutta una serie di emozioni particolari, e ha ragione Matteo, una partita così naturalmente non ti può che far innamorare dei colori biancorossi, oltre ad essere stata evidentemente una partita importantissima per i punti in palio, perché adesso la salvezza è praticamente raggiunta. Eh sì, è vero, 33 punti sono davvero tantissimi, un ottimo margine per insomma guardare anche oltre. Parlavamo anche dei singoli, no? Gli attaccanti, i sacrifici che ci sono stati in settimana, anzi nelle precedenti settimane ci sono state spesso, Palladino ha nominato Dani Mota nel bene e nel male, e dopo la partita col Milan dell'attaccante portoghese ha detto questo. No, mi è sembrato Dani Mota, perché io a Dani appena è finita la partita, poi ieri sera ci siamo messaggiati e lui alle 11 e mi ha detto che avrebbe fatto gol, e quindi me l'aveva preannunciato e mi ha detto: hai visto mister, ti avevo detto che facevo gol, e io gli ho risposto: e perché non li fai sempre allora? E quindi a quel punto là c'è stata una battuta. No, al di là di questo mi è piaciuto proprio l'atteggiamento di Dani dall'inizio, insomma è partito forte, carico, pimpante, a mio avviso è stato uno dei migliori, sì, oggi è difficile trovare un migliore, però Dani ha fatto davvero una partita di grande spessore sia tecnico che fisico, quindi deve farlo sempre. Io ho detto: Dani, mi raccomando, adesso sai che sei questo e devi continuare così. Ecco Matteo, cos'è mancato quest'anno a Dani Mota per avere un po' quel pizzico di continuità? Perché comunque è un giocatore di cui Palladino tecnicamente ne ha sempre parlato bene. È mancato sempre quel qualcosina? Ma penso sia mancato qualcosa, lo dice appunto nel suo finale di intervento il mister, qualcosa a livello mentale, perché questo è un giocatore che comunque ha grandissima qualità e diciamo chi segue il Monza da tanti anni, come anche Andrea, insomma, sappiamo che questo è un giocatore che quando si è presentato con delle qualità importanti. Però forse si è visto quasi scavalcare, no, da chi è arrivato durante tutta questa gestione berlusconiana. No? Penso ad esempio a Carlos Augusto, quando è arrivato un po' più in sordina, ma poi il grande salto l'ha fatto. Colpani ha fatto, anche lui sta facendo questo salto importante. Invece Dani è sempre rimasto un po' in questo limbo di giocatore dalle grandissime potenzialità, ma dalla scarsa continuità. E quindi insomma la speranza del Monza, insomma, ma anche perché comunque qui a Monza vogliamo veramente bene a Dani, perché l'abbiamo visto crescere sotto i nostri occhi, insomma, è che questa partita col Milan, in cui si è approcciato fin dall'inizio da calciatore vero, possa essere per lui la svolta, e chissà che anche lui riesca a fare quello che sta facendo quest'anno Carlos Augusto o Frattesi all'Inter, insomma, che comunque sono comunque calciatori cresciuti nel Monza e che quindi vengono sempre seguiti con attenzione e anche affetto qui in questa piazza. Ricordiamo, è stato un grande investimento, Dani Mota, ai tempi in cui il Monza era ancora in Serie C, acquistato dalla Virtus Entella, lui che era anche giocatore della Juventus nell'Under 23 in Serie C, dunque già costò allora, se non ero, sui 4 milioni di euro, che per un club appunto di Lega Pro sono davvero tanti, un grande investimento, un giocatore che appunto a sprazzi finora ha fatto vedere dei grandi numeri anche contro il Milan, insomma ha fatto impazzire i marcatori rossoneri. Vediamo invece ora alla questione delle pagelle, non so se a voi piace, sicuramente le avete compilate più di una volta, vediamo dalla redazione di tuttomonza.it quelle che sono state le nostre pagelle. C'è stato anche poi lo spavento di Di Gregorio e tra poco vedremo anche un divertente post social di Luca Caldirola. C'è stata la promozione ovviamente piena appunto per il citato Dani Mota con un 8 pieno insieme a mister Palladino, poi anche Pessina che è tornato dopo un periodo un po' in affanno a dirigere lì il centrocampo, il capitano, in coppia con un altro gladiatore come Gagliardini, che ha sicuramente sentito la partita, lui ex Inter, poi appunto Bondo che è subentrato dalla panchina, un Colpani veramente davvero rigenerato, un Izzo anche lui dei vecchi tempi. Insomma, Andrea, si sono riscoperti giocatori importanti in questa gara. Proprio nella gara importante sono riemersi le vecchie personalità, abbiamo visto appunto Izzo e Colpani. Sì, condivido sostanzialmente le pagelle di tutto Monza, devo dire che sono in linea con quanto si è visto. È bene sottolineare la prestazione direi monumentale di Pessina, che è un giocatore che magari è meno appariscente rispetto ad altri per il ruolo che occupa, ma è domenica è stato veramente un giocatore straordinario, un metronomo davvero di altissimo livello, con una pulizia nel gioco ma anche una capacità di leggere
leggere le situazioni di gioco, davvero eccellente. E mi fa particolarmente piacere, perché io ho proprio un debole per questo giocatore, il 7 a Izzo. Io anche nei miei pezzi sul giornale di Monza nelle scorse settimane avevo più volte in qualche maniera sollecitato il rientro di Izzo. Evidentemente adesso sta bene anche fisicamente, ha fatto un piccolo errore forse sul secondo gol nel disimpegno che doveva essere differente, però ha salvato un altro gol in precedenza nel corso del secondo tempo, si sta rivedendo davvero quel giocatore fondamentale che abbiamo ammirato nella scorsa stagione, quindi direi veramente che nella partita di domenica è difficile trovare qualcuno di non particolarmente brillante. Ecco, forse ha sofferto un pochino Andrea Carboni in difesa, però aveva un compito non semplice. I subentranti anche, Matteo, no? Sono giocatori che sono entrati alla panchina, hanno dato davvero un contributo importante, abbiamo visto anche Colombo, ne parlavamo prima a microfoni spenti, ha fatto un po' discutere anche la sua non esultanza, poi lui sui social si è chiarito, insomma ha detto la sua verità, ecco, tra virgolette, un po', no? La moda, no? Dei calciatori, è sempre stata così fino a quando eravamo giovani noi, che non esultavano nel rispetto di, anche se qualcuno, insomma, a Monza ha un po' storto il naso, diceva, insomma, è un'emozione così bella, come fai a trattenerla? Che idea ti sei fatta, Matteo? Ma allora, l'emozione è, appunto, come poi ho scritto anche nel pezzo di oggi, lui quando fa gol sembra quasi fare uno scatto per esultare, quindi l'emozione l'ha vissuta quei 2-3 secondi, poi dopo ha pensato, no, è meglio che mi fermo perché il Milan è il titolare del mio cartellino, quindi poi dopo in quel momento lì ha chiesto scusa, però vabbè, diciamo che ormai siamo un po' abituati, no, a queste situazioni. Sono contento, insomma, anche per il calciatore che abbia fatto gol, perché insomma ha vissuto un periodo un po' di appannamento a livello di prestazioni, e penso che anche lui a livello psicologico abbia un po' patito questo momento, aveva fatto quella bellissima doppietta a Verona, sembrava sul trampolino di lancio, poi invece ha avuto un crollo anche a tratti quasi inspiegabile, perché sembrava veramente l'attaccante da 15 gol di quest'anno, invece poi adesso è, diciamo, fermo a quota 4 gol, ha fatto il suo primo gol allo Stadium, e quindi lui aveva segnato l'anno scorso proprio allo Stadium, ma con la maglia del Lecce aveva spento i sogni di gloria, i sogni europei, no, del Monza, quindi chissà che il gol che invece ha fatto domenica sera sia invece l'inizio di nuovi sogni, nuove speranze europee a tinte biancorosse. È vero, ricordavi benissimo te, Matteo, l'ultima volta che aveva segnato allo U-Power Stadium era però con un'altra maglia, quindi insomma è stato un po' peccato domenica questo urlo strozzato, ma ovviamente auguriamo a Lorenzo Colombo di segnare tanti altri proprio davanti al pubblico biancorosso e magari proprio sotto la curva Davide Pieri. E vediamo quelle che sono state invece le dichiarazioni del tecnico del Milan, Stefano Pioli, che è finito un po' sulla graticola, come diceva e ricordava benissimo anche Andrea, per quanto riguarda le sue scelte, forse un po' sottovalutato il Monza di Palladino, abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita, la prima mezz'ora è stata fatta come dovevamo, avevamo le qualità per riprenderla, chiaramente il rosso ci ha creato difficoltà, dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi, è stata una sconfitta che fa male per come è arrivata. Andrea, l'espulsione di Jovic, possiamo dire che è stato un po' l'ago della bilancia della partita, o proprio, come dicevi anche prima tu, le scelte hanno davvero pesato in negativo? Beh, io credo appunto che le scelte iniziali abbiano pesato, perché è vero che la prima parte della partita è stata equilibrata, però il Milan non ha dominato il Monza e quindi a livello di valore in campo avrebbe potuto già nel primo tempo fare decisamente di più il Milan. L'espulsione certamente è stato l'episodio che ha completamente cambiato il senso della partita, anche se poi paradossalmente il Monza è andato un po' in affanno quando era in superiorità numerica. Quell'episodio tra l'altro ha ricordato ai più l'espulsione di Di Maria in Monza-Juventus, esatto, della scorsa stagione, proprio nella prima gara in panchina di Raffaele Palladino, che cominciò al meglio la sua avventura sulla panchina della prima squadra, e anche in quel caso naturalmente non solo la partita finì in gloria, ma quell'episodio fu determinante. Certo, giocare in superiorità numerica ti dà un vantaggio particolare. Il Milan credo che abbia commesso poi un altro errore, come ho scritto anche quest'oggi, credo che forse sul 2-2, vista la partita particolare, vista una serie di situazioni, nonché l'inferiorità numerica, forse
avrebbe dovuto più saggiamente difendere il pareggio, e credo che a quel punto anche il Monza, se non avesse avuto così tanto spazio nelle ripartenze, forse il punticino a quel punto lo avrebbe preso volentieri per come si stava mettendo la partita. Quindi diciamo che forse c'è stato anche un errore di valutazione dal punto di vista tattico. Il Monza è ripartito con delle praterie nell'occasione del terzo gol di Bondo, e questo in una serata così particolare il Milan probabilmente non doveva concederlo. Matteo, sul Milan che idea ti sei fatto? Doveva essere l'anti-Inter domenica sera, immaginando di vincere a Monza, e invece si ritrova terzo. Beh, penso che comunque la classifica stia rispecchiando sostanzialmente i valori delle squadre anche che abbiamo visto qui allo U-Power Stadium. L'Inter ha fatto veramente impressione quando è venuta a giocare a Monza, perché si è visto uno strapotere di quelli che giocassero un altro sport proprio rispetto al Monza, ma anche un po' a tutte le altre squadre, come si sta vedendo di settimana in settimana. Milan che sì, sicuramente ha peccato un po' di presunzione, quasi è venuto, diciamo, a Monza in maniera quasi supponente, pensando che insomma col compitino avrebbe potuto portare a casa i suoi tre punti e quindi continuare questo duello con la Juve ormai per il secondo posto. Milan che però insomma, quando ha messo dentro i pezzi forti, insomma, ha fatto vedere insomma le sue qualità, quindi assolutamente penso che lo sbaglio del Milan è stato proprio il turnover, la scelta dei giocatori, dei singoli, e poi quel primo tempo insomma in cui assolutamente è mancato il vero Milan, è mancata l'intensità e soprattutto la qualità tecnica, tantissimi passaggi sbagliati, e poi anche nei duelli, tantissimi duelli persi, soprattutto da Chav, che è stato sostanzialmente inguardabile, come nell'occasione del rigore, ma anche proprio dei semplici passaggi. Quindi tante cose non sono andate. Monza che invece è migliorata nel momento in cui sembrava mettersi male, perché con l'uscita di Di Gregorio tutti ci siamo guardati e abbiamo detto adesso si soffre, invece il gol del Monza nasce proprio dal rinvio di Sorrentino, quindi anche questa è la forza del gruppo di Palladino. È vero, anche lo scorso 6 febbraio l'altro spavento di Michele Di Gregorio, che sarà infortunato al Benito Stirpe di Frosinone, sostituito proprio da Sorrentino, aveva poi portato il Monza a vincere anche quella gara per 3-2. Abbiamo citato Di Gregorio, e Luca Caldirola ieri simpaticamente, adesso lo vediamo con l'aiuto della nostra regia, ha pubblicato la foto post giorno dopo quel terribile scontro fortuito col compagno Andrea Carboni, scrivendo brutto a Rigio Brutto al povero Michele Di Gregorio, che poi gli ha risposto sotto: ma io resto bello comunque. Insomma, un grandissimo spavento, ma insomma siamo contenti insomma che il portierone poi non abbia neanche dovuto essere poi portato all'ospedale, quindi è una cosa che è stata ben gestita. Il tabù, vediamo un po' la grafica. Noi abbiamo nominato la grafica tabù perché insomma questa vittoria importantissima del Monza fa un po' cadere quello che forse era l'ultimo tabù delle grandi squadre. L'anno scorso il Monza ha fatto delle grandi partite epiche, ricordiamo le 2 vittorie su 2 contro la Juventus, il successo al Meazza sul campo dell'Inter, la vittoria contro il Napoli campione d'Italia di Luciano Spalletti. Insomma, era stata una grande stagione. Adesso il tabù che non c'è più, abbiamo detto noi, e ora dove si può arrivare? Lo chiedo a Matteo e Andrea. Adesso che siamo lì a 33 punti, si guarda ovviamente sempre dietro, ma insomma 13 punti sulla terz'ultima, il discorso salvezza sembra abbastanza limitato a determinate squadre che sono veramente in difficoltà. Cosa si fa adesso a metà stagione? Che senso diamo alla stagione? È una bella domanda. Allora, io chi mi conosce sa che dico sempre che bisogna essere prudenti, perché il calcio invita ad essere appunto prudenti per evitare brutte sorprese. Quindi è giusto essere sempre prudenti e puntare alla salvezza, anche se ormai oggettivamente il discorso è chiuso, bisogna anche essere realisti. Insomma, io penso che manchino 4, 5 punti, 6 punti, è impossibile che questa non arrivi. Però mi sembra altrettanto giusto e realistico dire che ci sono davanti al Monza delle squadre che hanno una struttura, una potenzialità, un organico tali per cui sono ovviamente di gran lunga favorite rispetto alla corsa per l'Europa. Il Monza deve, secondo me, però cercare di finire questa stagione, queste prossime 13 partite, cercando anzitutto di migliorare il rendimento della scorsa stagione. Adesso siamo a più 1, bisogna perlomeno confermare questo più 1 alla fine della stagione e togliersi delle soddisfazioni, regalando anche del bel calcio, perché le condizioni della classifica consentono anche di alzare un po' il livello della qualità,
e quando si gioca più liberi di testa lo spettacolo dovrebbe essere un po' più facile sostanzialmente, no? Anziché essere angosciati dal risultato a tutti i costi. Quindi ci aspettiamo anche dal punto di vista delle prestazioni un Monza di alto livello come lo è stato domenica contro il Milan. Sul discorso europeo non ci ha portato molto bene l'anno scorso parlare dell'asticella alta eccetera eccetera, quindi io la lascerei da parte l'asticella e vivrei il campionato domenica dopo domenica. È già sabato, non domenica ma sabato, c'è un test molto insidioso perché a Salerno c'è tutto da perdere e poco da guadagnare, devo dire. È vero, tra poco ne parleremo. Prima di sentire anche il parere di Matteo, dove può arrivare il Monza? Così ha risposto Paladino. Noi vogliamo continuare a fare bene, vogliamo continuare a lottare, continuare a crescere, continuare a stupire, continuare a dare dimostrazione che ovviamente siamo una squadra in netta crescita. La posizione di classifica non la possiamo definire, è ovvio che ci godiamo questo momento perché sono 4 partite che facciamo risultato, abbiamo battuto una big ed è un percorso bellissimo perché se analizziamo questo anno e mezzo di Serie A, non ci dimentichiamo che il Monza in quest'anno e mezzo è riuscito a battere Milan, Juve, Inter e Napoli, quindi questo dà grande valore di una società che sta crescendo, sta facendo bene e vuole continuare a crescere, a fare alla grande. Matteo, chiedo a te, dove si può arrivare? Ma allora, intanto quello che diceva Andrea sono d'accordissimo, perché se si riesce a replicare i punti fatti l'anno scorso io penso che sia una vera e propria impresa, un'impresa di Paladino, perché comunque non dimentichiamo che in questo Monza mancano i Carlos Augusto dell'anno scorso, mancano i Rovella, mancano i Sensi, insomma, quindi non tutti rimpiazzati con giocatori di pari livello, quindi se Paladino riesce a deguagliare la stagione scorsa vuol dire che ha fatto qualcosa di ancora più strepitoso secondo me della passata stagione. Dove può arrivare il Monza molto dipenderà dal punto di vista mentale, perché io penso che il Monza ha affrontato, tolto il Milan, le ultime partite un po' tranquillo della serie, ci va bene anche il pareggino, non abbiamo più molto da chiedere, arriviamo il più velocemente possibile alla quota salvezza, quindi si è quasi accontentato sia a Udine che nel pareggio poi con l'Hellas Verona, insomma partite in cui magari con un po' più di sana follia si sarebbe potuto anche cercare il successo. Quindi se il Monza però andrà in campo sempre con la fame, la voglia di stupire, di cui ha parlato lo stesso Paladino, vista col Milan, allora ci si potrà divertire, insomma. Poi penso che l'obiettivo forse più facile in questo momento da raggiungere, detto che la salvezza ci siamo quasi, è quello, l'obiettivo da porsi è quello comunque almeno di stare primi nella parte destra della classifica, che è un po' il campionato in questo momento delle altre, sarebbe uno scudettino. È vero, stare lì davvero è importantissimo anche appunto per l'orgoglio di tutto quello che è stato in estate il terremoto attorno al Monza. Matteo, prima Andrea l'ha detto, sabato alle 18 alla Recchi c'è una Salernitana, l'abbiamo parlato prima guardando la classifica, disperatamente ultima, 13 punti in 25 partite, 3 allenatori cambiati, si è iniziati con Paolo Sosa che tra l'altro fu esonerato dopo la sconfitta all'andata proprio allo U-Power Stadium con un pesantissimo 3-0, c'è stato l'interregno Filippo Inzaghi che non ha dato i frutti. Adesso Liverani che ha esordito malamente, però perdendo contro il rullo compressore Inter a Milano per 4-0, le insidie di una gara così dopo aver asfaltato il Milan sono tante. Sì, sono tantissime perché comunque si trova una Salernitana che è quasi all'ultima spiaggia, insomma, perché deve fare punti a tutti i costi, un ambiente che tra l'altro penso sia molto arrabbiato perché comunque la squadra non ha dato la scossa sperata nel mercato, nonostante siano arrivati diversi giocatori, ma il cambio di passo non si è visto, ecco, non si è visto quello che è successo invece a Verona, dove sono arrivati tantissimi calciatori, ma probabilmente più di qualità, mentre invece a Salerno è arrivata un po' più di gente con più esperienza e forse meno fame, quindi sicuramente lì la piazza però darà la fame giusta a questa squadra, quindi per il Monza non sarà assolutamente semplice. Eh sì, vedremo insomma quella che sarà la gara della Recchi, ricordiamo sabato alle ore 18 contro la Salernitana e Fabio Liverani, tanto oggi l'abbiamo anche riportato sul nostro sito tuttomonza.it, ieri c'è stato un momento di tensione all'esterno del campo centro sportivo di Salerno con Koulibaly, centrocampista che insomma grazie all'intervento di Lewis Stewart ha evitato uno scontro fisico acceso con un gruppo di sostenitori della Salernitana che lo ha contestato e insultato pesantemente, non è un clima molto favorevole, ci sarà però l'esordio proprio di Liverani davanti al pubblico dello stadio Arechi, sarà la spinta del pubblico appunto campano per cercare di raggiungere questa vittoria che sarebbe importantissima
per continuare a aspirare, perché insomma sopra le squadre continuano a macinare punti. Abbiamo visto l'Empoli di Nicola che sembrava davvero spacciato e poi insomma ha dato via questa incredibile grande rimonta che è proprio nello stile del tecnico piemontese. Mi fanno cenno della regia che abbiamo in collegamento il primo ospite, perché adesso apriamo il discorso Papu Gomez. Allora, è notizia di qualche ora fa che c'è stato insomma l'incontro in Spagna del tribunale per insomma la difesa con gli avvocati del calciatore argentino del Monza contro la squalifica di 2 anni che gli è stata inflitta lo scorso ottobre per doping risalente però ai tempi in cui giocava in Spagna nel Siviglia. Ebbene, il giudice si è preso tempo almeno fino al 26 febbraio per dare una risposta definitiva, quindi dovremo ancora purtroppo temporeggiare per sapere perché mai magari avere il Papu in questo sprint finale di stagione. Chi lo conosce bene il Papu, perché già ha giocato ben 77 partite nei primi tempi in quella di Catania, è Giovanni Marchese. Ciao Giovanni, benvenuto a Unica Calcio Monza. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Robby, ciao, piacere di... e grazie veramente per l'invito. Ti vediamo bene al ritratto con le tue bellissime immagini, Catania, Genoa, insomma due squadre con cui hai dato tanto e ti ha dato tanto. Giovanni, stavamo parlando appunto del Papu, tu che lo conosci molto bene, siamo appunto in attesa questa mazzata che è arrivata a ottobre dopo che aveva iniziato con 2 gare, giocando appunto 2 partite con il Monza, lo spezzone in tutto solo 39 minuti, ma insomma aveva già fatto vedere l'ampi della classe del giocatore che fu a Bergamo. Ecco, raccontaci un po' il Papu che hai vissuto tu nei primi anni italiani di Catania. Vabbè, come calciatore non si discute, è veramente un giocatore fortissimo con dei colpi da genio proprio incredibile, un giocatore velocissimo, bravo tecnicamente, sa abbinare la velocità alla tecnica, è anche molto forte fisicamente nonostante sia piccolo. Peccato per questa brutta notizia, non ce l'aspettavamo nessuno, perché comunque è sempre stato un ragazzo pulito e quindi sono sicuro della sua buona fede che sia stato un caso, perché credetemi, io da calciatore quando ero raffreddato, comunque sono un tipo allergico, devo prendere magari dei medicinali, chiedevo sempre al dottore, e poi noi ovviamente se il dottore ci dà lo che prendiamo, li prendiamo i medicinali, altrimenti no, però sono nella sua buona fede. Mi auguro che il giudice possa sollevarlo da questa squalifica, ecco, se tutto va bene, che possa riprendere al più presto. Ecco Giovanni, appunto parlavano del Papu, con cui ha giocato nei primi tempi italiani, del Catania, dei tanti argentini, no? Di quella colonia che poi ha sfornato, tra l'altro da cui è passato anche un certo Diego Simeone, il tecnico che questa sera sta sfidando l'Inter in Champions League. Avevi già notato questi lampi di classe di un giocatore così come il Papu, che era arrivato ovviamente in sordina? Assolutamente sì, già dopo una settimana non capiva neanche l'italiano, ma già era più furbo di quelli che ci stavano già da non so da tanti anni. È un ragazzo molto sveglio con tanta fame, e quando si ha la fame dentro, la voglia di emergere, ti fa essere sempre un passo avanti rispetto agli altri. Lui questi colpi, questa fama, questi colpi già ce l'aveva dall'inizio, si vedeva, infatti è stato uno dei giocatori più importanti del Catania con cui ho giocato, e qua i tifosi stravedevano per lui, ma penso che ovunque sia andato comunque ha sempre fatto bene, c'è da dire questo. Ecco Giovanni, immaginando, speriamo insomma che il Tribunale in Spagna dia l'ok insomma a un suo rientro, insomma pensando anche al caso Palomino che ha avuto anche lui una sostanziale riduzione della pena, quanto potrà incidere il fatto di essere stato praticamente fermo 6 mesi a livello fisico per un giocatore di quell'età? Beh, sicuramente molto molto dura, perché comunque se ci si allena bene, l'allenamento è importante, dare sempre il massimo, ovviamente non è facile, perché non sei, ti dicono una squalifica di 5 mesi, sai che per 5 mesi non puoi giocare, punto e basta, qua si parla addirittura di 2 anni, forse anche più, quindi è sicuramente molto molto dura. Quello che più mancherà al Papu saranno le partite, perché comunque ti puoi allenare al 100% e avrai magari una maggiore
intensità rispetto a quando magari ti alleni un po' meno forte, però le partite sono importanti, le partite ti fanno cambiare il passo, ti fanno cambiare quella forza fisica, puoi fare tutta la palestra del mondo che vuoi, ma la partita poi è tutta un'altra cosa. Infatti il calcio dicono che lo sport è più complesso proprio per questo, no? Perché hai mille cambi di direzione durante una partita. Quindi sì, allenarsi sicuramente forte sarà importante, ma quello che mancherà sicuramente sarà la partita, perché poi bisogna vedere, ti faccio un esempio, se il Monza ha organizzato delle partite non ufficiali, allora lui può anche giocare perché sono partite non ufficiali, ma quando inizia a essere amichevoli ufficiali con l'arbitro, il ragazzo essendo squalificato non può giocare, quindi sicuramente la partita gli mancherà. Anche se abbiamo visto attraverso i social un Papu davvero attivissimo tra i pesi in palestra, ma soprattutto il padel. Lui ha scritto la settimana scorsa che il padel gli ha praticamente salvato la vita in questi mesi davvero difficili, quindi in forma sicuramente lo è. Giovanni, abbiamo qui con noi Matteo Del Bue, corrispondente per la Gazzetta dello Sport, che ha una domanda per te. Vai, Matteo. Sì, mi collego proprio a Ciao. quello che. Ciao, intanto, mi collego a quello che dicevi adesso, i tuoi hobby su queste dichiarazioni sul padel, no? Quindi volevo proprio chiedere a Giovanni quanto può essere importante, comunque dal punto di vista mentale per il Papu, tenere comunque la cattiveria agonistica, almeno, cioè, trovando nel padel questo sfogo. Sicuramente è importante, il fattore mentale è molto molto importante. Io penso che quando ritornerà, sicuramente ritornerà col botto, perché sa giocare, poi tra virgolette, essendo piccolino fisicamente, ha la fortuna di entrare in forma prima, no? Si vedeva quando tornavamo dalle vacanze, possibilmente lui in ritiro già andava un po' più forte rispetto a noi, che eravamo magari un po' più alto rispetto a lui, perché i piccoletti entrano subito in forma. Quindi sicuramente entrerà in forma. Entrerà pure col botto, ma poi devi essere stabile, diciamo, durante la settimana, durante le partite. Ma il fattore mentale è fondamentale. Come dice lui, il padel lo sta salvando, e questo sono sicuro, perché comunque non poter giocare, vedere giocare gli altri si rosica. Si può guadagnare anche 10 milioni di euro l'anno, ma quando non giochi è rosichi. Quindi il fattore mentale, questo svago mentale che c'ha, è fondamentale. Sicuramente lui col padre, con la famiglia, con qualche amico, cercherà di, diciamo, di avere la testa meno piena possibile, e poi quando entrerà, sperando che entrerà col botto, cercherà di far ben fin da subito. E il fisico lo può Aspettiamo. aiutare in questo. Sicuramente, lo aspettiamo, sicuramente sarà carichissimo. Giovanni, che idea ti sei fatto invece sul campionato del Monza di Paladino, tecnico che conosci molto bene, Giovanni? Sì, lo conosco bene perché vabbè, siamo cresciuti lui nella sponda Juve, io nella sponda Torino, tanti derby, lui dell'84, io dell'84, in più abbiamo fatto il patentino UEFA insieme a Coverciano qualche anno fa, sono contento per Raffaele, inutile dire che sono contento perché comunque siamo, tra virgolette, siamo cresciuti nella stessa città, abbiamo fatto il corso insieme, quindi è un bravo ragazzo, se lo merita. Sta facendo un buon campionato, sta facendo un buon campionato, vedo che gioca 3-4-2-1 come giocava col Genoa il mister Gasperini, che lui l'ha avuto pure io, e diciamo il mister per noi è una sorta di professore. Ovviamente poi Raffaele l'ha fatto suo. Vedo che c'è uno staff anche giovane, con tanti ex calciatori, tra cui Peluso, che è un altro ragazzo intelligente che lo aiuta. Sono contento. Il Monza sta facendo molto bene, ma c'è giocatori validi. C'ha veramente giocatori validi adesso, con Carboni, Colpani, Izzo che è rientrato, che è un buon giocatore, Pessina, comunque c'ha veramente dei buoni giocatori, Birindelli che corre come un matto. C'è un'ottima squadra il Monza, giocano molto molto bene, sta facendo un buon campionato, diciamo, sta confermando di quello che ha fatto l'anno scorso. È vero, poi è testimoniato dai suoi 33 punti che vanno davvero a consolidare queste idee. Un Monza che, Giovanni, ha travolto il Milan, ha sfatato l'ultimo tabù contro le grandi. È un campionato, quello quest'anno di Serie A, che regala davvero grandi storie, grandi emozioni, parlando anche di squadre come Atalanta e Bologna che sono lassù in zona Champions. È un po'
una nuova Serie A che avanza, secondo te? Ma allora, ogni anno il campionato è difficile. Difficile, sempre giocatori più forti, giocatori atletici, tecnici, rispetto agli anni, quando avevo 19, 20 anni, 21 anni, 22 anni, quello che si può notare è che adesso anche le squadre cosiddette, tra virgolette, piccole, no? Che all'epoca potevano essere un Chievo Verona, e adesso il Monza, magari come potrebbe essere Monza, che ti posso dire il Bologna, che una volta poteva essere considerato una squadra piccola. Ora le squadre se la giocano tutte, se la giocano in senso a viso aperto, senza chiudersi, vanno a giocare l'uno contro uno, hanno i punti di riferimento, vanno sui duelli, e quindi se vinci i duelli di conseguenza puoi mettere in difficoltà a tutti. E quando vai a giocare uno contro uno e c'hai sempre l'uomo sul collo, e se non sei bravo tecnicamente, se non sei veloce di testa, se non sei rapido di gambe, forte fisicamente, puoi fare fatica. Ora le grandi squadre hanno dei grossi giocatori, hanno dei grandi giocatori, però anche dall'altra parte ci sono giocatori che per giocare in Serie A sono altrettanto forti, e quindi anche le cosiddette piccole squadre possono mettere in difficoltà le più forti. Giovanni, parlavamo prima a microfoni spenti anche di una nazionale di cui dovevamo parlare, vero? Sì, allora, vabbè, io sono l'ICT, no? Cosiddetto ICT della nazionale siciliana, come se fosse una nazionale vera e propria, però sono nazionali non riconosciute dal circuito extra FIFA, come dire la Corsica, la Sardegna, la Catalogna, dove c'erano giocatori tipo Puyol, Guardiola, che facevano parte della Catalogna. Nella Corsica fa parte un giocatore tipo Cabella, un giocatore che è stato l'anno scorso il mio giocatore della Francia in Serie A francese. Abbiamo fatto già due amichevoli. Io posso convocare tutti i ragazzi che giocano dalla Serie A alla terza categoria, purché siano siciliani. Ho avuto tanti sì di calciatori siciliani, tra cui ti faccio alcuni nomi: Sampirisi, che è di origine siciliana, Giovanni Crociata, che è di origine siciliana. Poi però di avere sì anche dalla società. Se c'è sì della società e sì del calciatore, allora li posso convocare, altrimenti non posso convocarli. Abbiamo fatto già due amichevoli, è da due anni che c'è questa realtà. Abbiamo fatto due amichevoli, abbiamo vinto contro la Sardegna, dove militavano in entrambe le squadre calciatori di Lega Pro. E l'anno scorso abbiamo vinto contro la Corsica, dove loro avevano diversi giocatori di Serie A, Serie B e Serie C, e noi solamente due giocatori di Lega Pro, perché purtroppo le società non ci hanno dato l'ok. Spero che questa realtà possa crescere, perché adesso andremo a affrontare un evento importante dove ci sarà di nuovo la Corsica, che avrà diversi giocatori del Lille, diversi giocatori dell'Ajaccio, diversi giocatori del Bastia, quindi il livello sicuramente sarà molto molto alto. Ci sarà una nazionale UEFA, una nazionale UEFA che quindi è riconosciuta a tutti gli effetti dal circuito FIFA, e noi e la Sardegna, quindi sarà un livello alto. Spero di avere giocatori competitivi che mi danno l'ok, che le società possano dare l'ok senza la paura che si possono fare male, perché poi le società hanno paura magari che i calciatori si possano fare male, ma magari diversi calciatori poi vanno in vacanza, vanno a giocare a calcetto, perché ci siamo passati tutti, no? In estate magari io ero uno predisposto a fare la corsa, ma c'erano i miei compagni di squadra che giocavano a calcetto con gli amici, e magari la rischi di farti male veramente, piuttosto magari andare a giocare in un campo a 11 contro 11, dove ci sono diversi giocatori di Serie A, Serie B che se la giocano alla pari tranquillamente in un rettangolo verde. È una bella, bella avventura. Tanto hai citato Sampirisi, che è il Mario Sampirisi, che qui a Monza ricordano, insomma, uno degli eroi protagonisti della grande promozione del 2022 a Pisa. Giovanni, in conclusione abbiamo una domanda di Andrea Guazzoni della giornata di Monza, che sì, è qui con noi, e te la faccio girare. Sì, Giovanni, è molto interessante questa iniziativa che hai raccontato. Può anche essere un modo per valorizzare i territori, evidentemente, ma anche per valorizzare magari i giovani, perché mi pare che ancora purtroppo in Serie A e in Serie B si investa un po' troppo poco sui giovani, si ha
poco coraggio a volte di credere nella crescita dei più giovani. Ecco, questa esperienza può essere uno strumento per valorizzare i talenti del futuro, un po' una scommessa per questi giocatori? Sì, sono pienamente d'accordo, no? Come se fosse, tra virgolette, la Serie C, no? Come l'Atalanta, la Juve Next Gen, no? Dove fanno magari, mandano i giocatori meno pronti. Sì, io spero che possa essere, diciamo, un inizio, no? Importante, che questa avventura possa crescere, perché posso dire che c'ho tantissimi giocatori fortissimi, sia in Serie A, in B, in Lega Pro, anche in Serie D, perché in Serie D posso dire che quest'anno ho avuto diversi giocatori di Serie D che hanno affrontato la partita contro una Corsica dove aveva diversi giocatori di Serie A, B e C, e qualcuno anche di Serie D, e hanno fatto veramente molto molto bene, molto bene. Ti potrei citare un giocatore, ti faccio un esempio, che sta giocando in Serie D della Varesina, è un siciliano, si chiama Vincenzo Vitale, già in Serie D ha fatto circa 10 gol da quarto di centrocampo, se non un poco più avanti, perché lui è un esterno offensivo, ma io lo faccio giocare come quarto, ha giocato come quarto e ha fatto una grandissima partita. È un giocatore, però, essendo che possibilmente gioca in Serie D, non lo vede nessuno. Magari questa possibilità di questa nazionale gli dà la possibilità che tanti procuratori lo possono vedere, non solo in Italia ma anche all'estero, perché poi magari in Italia è seguita, ma non seguitissima, seguita proprio al massimo. Ma ti posso assicurare che la Corsica ci tengono tanto, ad esempio i calciatori della Corsica, quando hanno perso hanno rosicato, ma loro ci vogliono essere assolutamente nelle partite della nazionale corsica. Se loro non hanno impegni, non gli interessa di andare in vacanza, devono assolutamente esserci, perché è una cosa che ci tengono dentro, capito? Quindi, e di là di conseguenza ci sono tantissimi procuratori anche di giocatori di Serie A che possono vedere i nostri calciatori. Insomma, una grande e bella avventura, Giovanni, quindi insomma in bocca al lupo, speriamo sia un trampolino per poi vederti su anche panchine professionistiche in giro nei campi, perché no, anche qui in Brianza. Grazie mille allora Giovanni Marchese per essere stato con noi. Grazie Roby, grazie mille, grazie a tutti voi, e un saluto e ancora grazie per l'invito. Grazie allora Giovanni Marchese, insomma speriamo poi di raccontarvi anche le news legate al possibile rientro del Papu Gomez. È il momento del nostro servizio sulle interviste possibili, il nostro Nicola Spassoni sguinzagliato in giro per la Brianza a raccogliere insomma interviste con i tifosi biancorossi, sentiamo l'ultima che ha raccolto per noi. Eccoci Roberto, ragazzi, ci siamo, sono Nick e quest'oggi ho un tifoso bianco-rosso, siamo all'oratorio di Sant'Albino, lui è? Cristian che però abita a Sant'Albino o a Brugherio? Abito a Brugherio, San Damiano. Tra l'altro ragazzi c'è questa perla del Monza, non so se lo sapevi, forse sì, che anni fa il Monza si allenava a Sant'Albino quando ci giocavano i vari Ronco e compagnia, sì, il campo d'allenamento. Sapevo qualcosa, sì, era giunta la voce, sì. Allora, com'è il tuo rapporto con il Monza? Lo segui? Il rapporto con il Monza lo seguo non tantissimo, ma ogni tanto vado con i miei figli a vederlo, specialmente col mio figlio piccolino Samuele, perché ha un idolo che è Dani Motta, e ti dirò di più, ha il taglio alla Dani Motta, e quindi per lui è come vedere un personaggio in terra. Ecco. Grande Dani Motta col suo taglio aerodinamico, ogni tanto lo vediamo in giro per Concorezzo con la sua macchinone. E come giocatore ti piace Dani Motta, uno dei tuoi preferiti del Monza? Sì, sinceramente sì. Sì, è uno dei miei preferiti. Sì, non ho dubbi, sì. Dani Motta, ma non solo, immagino, c'è qualche altro calciatore che ti emoziona dei biancorossi? Colpani, ma vabbè, non so, comunque uno dei, non voglio dire dei migliori, ma comunque quello che comunque con la palla ci sa fare moltissimo, sì. Mitico Colpani che salutiamo. Dicevamo che tra l'altro hai due figli che giocano a pallone, in che società sono loro? Giocano qua a Sant'Albino al SASD, e giocano tutte e due 2001-2016, l'altro 2018, tra l'altro il 2018 è già 2 anni che gioca a calcio, quindi te lo spiego. E mi dicevi che siete andati, li hai portati intanto allo stadio? Sì, li ho portati, sono l'ultima partita che siamo andati a vedere, è stata Monza-Juve, e per amore del calcio, del Monza, della Juve, con tutta la pioggia che è venuta giù quel giorno, Madonna, eravamo nei distinti, ma ce la siamo vista tutta. Grandi, e sì, non solo, perché
Il vostro aneddoto forse più bello è quando siete passati vicini a Monzello ultimamente. Sì. E cosa è successo? Sì, siamo passati e siamo riusciti. Stavamo andando a una festa di compleanno. C'era il Monzello, io ho detto a Simone, mio figlio più grande, aspettiamo un attimo, magari passa qualcuno. Si è fermato De Gregorio, è sceso, tra l'altro il doppio di me, penso, grandissimo. Ed è stato molto gentile perché ha fatto la foto con mio figlio e poi... il mitico imperatore che è sceso e ha fatto la foto sempre con Simone, quindi grazie ragazzi. Grandi, grandi emozioni, forza Monza. In conclusione, sempre. Vuoi salutare qualcuno o comunque cosa ti auguri per questo Monza in questa stagione di Serie A? Spero che giochi bene e riesca al più presto a guadagnare la salvezza. Ciao ragazzi! Ciao! Il taglio aerodinamico di Dani Mota è stata una perla del nostro Nicola Spassoni, che ringrazio per questo bellissimo paragone. Allora, è il momento di parlare di tecnologia, gli sports. Il Monza già anni fa fu uno dei precursori come società, già ai tempi della Serie C con Adriano Galliani, che ha voluto sposare il progetto appunto degli sports. Il Monza in questi anni è salito, ha vinto anche dei trofei, è arrivato fino al campionato della Serie A che è partito da qualche settimana, e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento il player ufficiale del Monza, abbiamo ovvero Lucio Vecchione alias Hezers, benvenuto, ciao Lucio. Buonasera, ciao a tutti. In tenuta ufficiale biancorossa, giustamente, con tanto di top della Serie A, quindi sei assolutamente pronto. Lucio, innanzitutto raccontaci un po', è iniziato il campionato della Serie A, ma spieghiamo innanzitutto di cosa si tratta, no? I player, gli sports, che tra l'altro è un movimento davvero in ascesa, di cosa si tratta il campionato e come si svolge? Allora, l'eSports sarebbe in pratica, diciamo, il calcio, ma su un gioco, in questo caso EAFC, e diciamo che c'è il campionato proprio esattamente come nella vita reale, e io sono il giocatore ufficiale del Monza. E in pratica il campionato serve poi per giocare la Champions e il Mondiale. Questo va in base al posizionamento finale che si ha nel campionato. Ora c'è una prima fase che è di gironi, e dopo invece ci sarà la fase eliminazione diretta, esattamente come nella Champions League attuale. Insomma, è un campionato che poi va a concludersi, a durare per quanto più o meno, Lucio? Quanto ti viene impegnato? Ma abbiamo iniziato circa 2 settimane fa e ora finiremo verso, diciamo, la fine di maggio, perché poi in seguito ci sarà la Champions e il Mondiale. Quindi diciamo che è un impegno che dura in 4 mesi. Abbiamo iniziato a fine gennaio e finiremo verso maggio. Tanto Lucio, abbiamo visto passare una grafica, insomma, che ricorda il tuo essere vice campione. Insomma, nell'ultimo anno, da quando insomma hai sposato la causa del Monza, hai portato un trofeo importantissimo e poi sei arrivato a un passo anche dalla Champions lo scorso giugno, Lucio. Hai portato i colori del Monza fino a Istanbul. Sì, l'anno scorso ho fatto secondo alla Champions League, sfortunatamente non primo, però succede. E in pratica è esattamente come la Champions League nella vita reale, che c'è stata a Istanbul la finale, pure lì abbiamo fatto la fase finale che era Istanbul, però prima ci sono state delle fasi precedenti a Londra. Diciamo che il torneo è andato bene fino alla finale, però comunque è un traguardo che è importante per noi giocatori, anche perché la Champions è la competizione più importante insieme al Mondiale, quindi ogni anno, cioè, magari fare ogni anno secondo la Champions è un augurio, anzi, cioè, non sarebbe una cosa che dispiace. Speriamo di provarci quest'anno e riuscirci magari. È vero, è vero. Ma come hai visto il Monza tra i player, no? E comunque anche il fatto di rappresentare la società biancorossa a questi livelli alti tra il campionato di Serie A, insomma la Champions League virtuale, porta anche nomea importante di riflesso alla stessa società. Certo, e diciamo che chi soprattutto guarda dall'estero, diciamo, diciamo fiore all'occhiello fare molto bene in queste competizioni, ovviamente parlando di esports, cioè chi segue gli esports e vede chi il Monza ha fatto comunque top 2 alla Champions, vinto la Supercoppa, diciamo che guardando dall'esterno pensa che comunque è una società che ha investito bene. Come detto tu, è stata proprio precursore il Monza, perché è da un po' di tempo che ha investito e soprattutto che lo fa con risultati costanti.
Tra l'altro abbiamo visto insomma, il fenomeno eSports sui canali YouTube, ma anche comunque quando si creano eventi pubblici c'è un grandissimo via vai di persone, un grandissimo seguito, quindi appunto ricordiamo che Monza è stato davvero un precursore 5-6 anni fa ad avviare una propria squadra virtuale. Lucio, tra le curiosità, come si allena un player e quante ore? Ma diciamo che l'allenamento alla fine è davanti alla console, perché questo facciamo di allenamento, però diciamo che il tempo è molto variabile, perché quando non ci sono tornei magari giochi 1, 2 ore, 3 ore, poco, cioè non ti sforzi tantissimo, mentre invece quando ci sono i tornei a volte ti tocca giocare pure 8-9 ore al giorno. Poi ovvio magari dopo 8-9 ore l'allenamento è meno produttivo, però diciamo che in passato, soprattutto all'inizio, quando c'era un torneo, ho giocato veramente, ma veramente tanto. Ho toccato anche le 12-13 ore. Anche perché l'allenamento, diciamo, varia anche in base ai tuoi risultati. Perché all'inizio, avendo meno risultati, ti allenerai magari con gente più o meno del tuo livello. Invece, avendo risultati, ti puoi allenare con i giocatori più forti al mondo, quindi anche un po' meno di allenamento, ma lo stesso a livello di conoscenze ti troverai ad un ottimo livello, perché giocando con i migliori è una conseguenza. È vero, quello sicuramente aiuta molto. Lucio, abbiamo una domanda per te da parte di Matteo Del Bue, corrispondente per la Gazzetta dello Sport. Non so se lui ha joystick in mano a casa, sicuramente ha figli. Vai Matteo, prego. E ciao Lucio, intanto spero che i miei figli siano già andati a letto, perché se sentono che si può giocare 12 ore di fila alla console, io dopo mezz'ora gliela spengo, quindi spero che siano già a letto. No, volevo chiederti, soprattutto durante il Covid, Adriano Gagliani seguiva tantissimo gli sport, diceva che stava sveglio anche di notte, insomma, quindi volevo sapere se comunque tu ogni tanto lo senti, se ti motiva, se ti carica come fa con la squadra di Palladino. Sì, io infatti sono rimasto sorpreso all'inizio quando ho saputo che il direttore seguiva in questo modo gli esports, però lui invece è veramente stato il precursore probabilmente, perché è da lui che è iniziato il progetto, e soprattutto tra le cose più incredibili è che ci siamo sentiti svariate volte, e la più incredibile per me è stata quella proprio dopo Istanbul, dove proprio alla fine della mia finale lui mi scrisse, e io ovviamente ne ero molto fiero, perché comunque non è una cosa da tutti i giorni, e mi ha fatto molto piacere sapere che lui mi stesse seguendo. È stato un onore proprio. Ah, che bello, insomma, anche questo insomma va a confermare insomma l'occhio lungo che ha il Monza avuto Adriano Gagliani. Andrea, qualche curiosità? Sì, Lucio, volevo innanzitutto dire che fa emozione vedere il logo della Champions affiaccato a quello del Monza, è qualcosa che suscita veramente un'emozione straordinaria sapere, ecco, questo accostamento. No, Lucio, volevo sapere questo, tu sei sostanzialmente l'allenatore di te stesso evidentemente, ecco, ma la squadra di Palladino, cioè vedere la squadra in carne ed ossa, vedere il gioco di Palladino, ti dà delle ispirazioni poi che servono anche nel calcio virtuale oppure no? Allora, il Monza nella vita reale, le dico la verità, gioca molto meglio di me, ma per il non per dire ovviamente qualcosa e fare complimenti a caso, no, per il semplice fatto che essendo un gioco noi dobbiamo sfruttare varie dinamiche, e queste dinamiche veramente col bel calcio c'entrano poco le nostre, quindi diciamo che pensiamo noi più a fare dinamiche brutte ma che ci portino a vincere che a fare il bel gioco, perché il bel gioco nel calcio reale serve, da noi un po' meno. Effettivamente molto più pratici. Lucio, in conclusione, ma chi è il player più forte al momento? Il player più forte è molto relativo, perché è come nella vita reale, ci sono squadre che tu soffri di più per come giocano e squadre che soffri di meno, questo è esattamente come nella vita reale. Per me il giocatore più forte al mondo ora, ti devo dire quello che ha vinto l'ultimo torneo, per forza, perché se no non ti saprei dire altro. Vai. No, dimmi. No, volevo dirti, poi c'è anche un discorso nazionale, perché ricordiamo, gli sport c'è anche la nazionale italiana.
Sì, infatti recentemente siamo stati a Milano, io ed altri ragazzi che abbiamo fatto, diciamo, siamo stati insieme e ci siamo allenati, abbiamo fatto non proprio dei provini, però diciamo abbiamo provato, fatto delle partite, visto i vari match-up per vedere chi poi sarebbe diventato il giocatore titolare della nazionale. È stata alla fine un'esperienza che, seppur non, io non sarò il giocatore titolare della nazionale, è comunque sempre una bella esperienza e che soprattutto ti forma, sia perché vedi altre persone come giocano e passi del tempo con loro, sia perché comunque anche solo provare a giocare per la nazionale è sempre un bel, diciamo, una cosa che ti rende fiero. Insomma, questo sicuramente, come hai detto te, è una cosa davvero che ti rende fiero aver potuto, insomma, anche essere lì nello stage per la Nazionale Azzurra. Va bene, Lucio, grazie per essere stato con noi, per aver risposto alle nostre domande. Insomma, buon campionato anche te con i colori del Monza. Speriamo che tu possa portarli il più in alto possibile a livello virtuale. È stato un onore essere qui con voi e vi auguro buona serata. Grazie a Lucio alias Eizers, che potete seguire, insomma, anche noi di tutto Monza. Spesso riportiamo quelle che sono le gesta virtuali, appunto, del player biancorosso. Allora, siamo in conclusione di puntata, ancora con Matteo e Andrea. Allora, appunto, c'è Salerno, gara, come abbiamo già detto prima, che può nascondere tante insidie. Salernitana si è rinforzata tanto, però, insomma, c'è anche chi dice ha preso un po' di figurine, no? Perché Boateng e Manolas sono quei giocatori che danno più dubbi che certezze. Sì, spesso quando si prendono questo genere di calciatori si rischia di avere dei calciatori che poi in realtà non hanno più quelle motivazioni necessarie, insomma, per dargli quel qualcosa in più che serve in questo momento in un campionato dove le ultime, a differenza dell'anno scorso, sono tutte vive, perché, e questo va ancora a sottolineare di più l'impresa del Monza che probabilmente si spera, insomma, arriverà una salvezza in tempi brevi, perché quest'anno, a differenza dell'anno passato, le ultime stanno lottando e sono difficili da sconfiggere su tutti i campi. Secondo me, prima sentivamo quello che diceva anche Giovanni Marchese, mi è venuto uno spunto su Gasperini, perché il Monza di Palladini, e Palladini in particolare, non ha mai fatto punti con l'Atalanta, resta l'ultima delle grandi big con cui fare punti, e quindi secondo me Palladini sta già studiando quella partita, perché insomma fare un punto contro il suo grande maestro penso che sia a questo punto il suo massimo obiettivo stagionale. È vero, è vero. Andrea, lascio a te la chiosa. Sì, è una partita molto molto complicata quella di Salerno. Non potrebbe anche non essere una partita molto bella dal punto di vista spettacolare, perché per fare una partita bella ci vogliono, come sappiamo, due squadre. Dubito che la Salernitana sia in grado di esprimere un grande calcio. Il Monza dovrà essere veramente attento a sfruttare le debolezze strutturali della squadra granata e sfruttare anche un ambiente che potrebbe essere esplosivo, ma anche in termini non positivi per la squadra di casa. Quindi dovrà essere una partita di grande giudizio e di grande acume dal punto di vista tattico, mettendo da parte forse un po' lo spettacolo, perché sarà pressoché impossibile ripetere, credo, una partita come quella contro il Milan. Che resta assolutamente epica. Va bene, siamo in conclusione. Ringrazio allora Matteo Del Bue. Grazie a te, un saluto a tutti. Grazie ad Andrea Guazzoni. Grazie a voi dell'invito, naturalmente. Grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo settimana prossima, sempre sul canale 75.